schiacciato da una mega onda. Ciao a tutti, siamo a Viareggio e in questo video vi darò alcuni consigli che ho sperimentato personalmente per vincere la paura del nuoto in acque libere, perché è completamente diverso dal nuotare in piscina come siamo abituati magari tutti i giorni, e quindi vediamo alcuni consigli e qualche trucchetto per migliorare in acque libere e per nuotare più veloce in mare. Quindi adesso andiamo. Io vengo da un passato da nuotatore e ho avuto, non lo nego, difficoltà a passare dal nuoto in piscina al nuoto in acque libere. È un po' come correre magari in pista o in sterrato. È una caratteristica che va sviluppato e non dico che è quasi uno sport diverso, ma ci sono diversi accorgimenti da tenere in considerazione. La prima cosa ovvia è che la piscina non ha niente a che vedere con il mare. L'ostacolo più grande è che non abbiamo le corsie, non abbiamo una direzione da seguire e il mare molto spesso può essere anche mosso. Poi la visibilità è ridotta perché spesso comunque il mare non è che sia tutta questa limpidezza e quindi a volte non riusciamo neanche a vedere le nostre mani nell'acqua più melmose. E quindi vediamo come vincere la paura dell'acqua libera e come essere più veloci nel triathlon, nella frazione di nuoto. Allora, per vincere la paura in acque libere sicuramente bisogna nuotare in acque libere, non c'è niente da fare. Io stesso, per vincere la paura, ho dedicato un bel blocco di allenamenti in mare, quindi io vi consiglio, prima di tutto, quando il tempo lo permetterà, di fare almeno una seduta a settimana in mare o comunque lago può andare bene. Poi un consiglio per la sicurezza è quello di non andare mai da soli, ma vi consiglio per la parte di allenamento di andare almeno con un compagno, perché comunque in mare può essere pericoloso se purtroppo uno magari si sente un po' male o succede qualcosa, quindi consiglio andare sempre in gruppo o almeno in due. Un altro consiglio sempre per gli allenamenti è di acquistare una boetta, le trovate pochissimi euro, sono delle boette magari arancioni o gialle che vi permettono di essere più visibili magari a surfisti o imbarcazioni, quindi una sicurezza aggiuntiva. Ovviamente dovete stare attenti a non andare in zone di transito di barche, però può capitare magari di essere in zone in cui capitano alcune imbarcazioni e lì la boetta è veramente fondamentale perché non vi vedono, non c'è niente da fare, quindi una boetta vi salverà magari. Adesso però entriamo nel tecnico, perché all'inizio video vi ho promesso come migliorare, cosa cambia della nuotata tra la piscina e il mare. E quindi cosa c'è di meglio di andare in mare e farvelo vedere in pratica? Sarà bella fredda, ma per voi faccio queste altre. Andiamo. Oggi più che altro facciamo compagnia ai surfisti perché c'è il mare veramente mosso. Secondo me 2 metri di onda ci sono tutte, però non ci dobbiamo tirare indietro perché io ho fatto alcune gare, anche campionati italiani, con un mare del genere anche peggio. Anche voi magari l'avete fatte, scrivete nei commenti qual è stata la vostra peggior frazione di nuoto in termini di mare mosso. Prima di mettermi la muta vi voglio dire forse la cosa più importante del nuoto in acque libere. Nella mia esperienza ho notato che lo scivolamento che viene considerato di solito in piscina non va riportato esattamente in mare e soprattutto quando ci sono le onde. Infatti in acque libere dobbiamo cercare di avere una cadenza alta, quindi effettuare più bracciate possibili e diminuire lo scivolamento, perché quando c'è il mare mosso così, se noi scivoliamo il mare ci blocca subito e rimaniamo fermi come una boa. Invece dobbiamo rompere le onda e andare di cadenza senza pensare allo scivolamento. Allora, secondo me oggi l'acqua sarà sui 14 gradi. Ho già fatto un video su Instagram, quindi chi non ci seguisse andate a seguirci, triathlon.italia. Ho nuotato circa un mesetto fa con una temperatura di circa 12-13 gradi, trovate il video lì. Allora, la maggior parte delle volte nelle gare di triathlon sarà consentita la muta, o comunque sarà facoltativa, e se è facoltativa vi consiglio di metterla, perché la muta ci fa guadagnare tempo. Abbiamo fatto anche un test su quanto tempo ci fa guadagnare in piscina, e quindi andate a vedere quel video, perché la muta fa guadagnare e ci fa uscire più riposati, perché dopo dobbiamo anche pedalare e correre, quindi non dobbiamo uscire stanchi morti. Allora, io ho questa muta qui, tutte wiki wiki, ormai ha qualche annetto, però mi ci trovo veramente bene, soprattutto perché ha le braccia veramente fini, e a parte che diciamo mi lascio le spalle libere per nuotare e poi me la sfilo velocemente. Questa non è pubblicità alla Zutte, ma io mi ci trovo veramente bene, quindi ve la consiglio. Allora, un consiglio è quello di utilizzare olio e anche vasellina, che oggi non ho, però di solito in gara, prima di mettermi la muta, mi metto l'olio sia sulle gambe che sulle braccia, in modo da far entrare la muta e soprattutto farla uscire bene quando siamo in T1.
Allora, mi raccomando, quando vi mettete la muta, le unghie non devono prendere la muta, sennò ci facciamo un buco. Quindi con il palmo delle mani la tiriamo su fino a che possiamo. Vi consiglio di tirarla su il più possibile. E poi, per tirarla su, vi consiglio di prenderla da dentro. E qui possiamo anche usare le unghie e tirare su e fare qualche saltellino. Perfetto. Quando ci mettiamo la muta, anche qui attenzione, sempre non mettere mai troppe unghie, quindi cerchiamo di metterla su e olè, e la nostra muta ce la siamo ben messa. Adesso ci è rimasto da chiudere dietro. Qui vi consiglio di chiedere aiuto, perché se ve la chiudete da soli può succedere che si rompe la cerniera e non è piacevole prima della gara, quindi vi consiglio di chiedere a un vostro compagno di squadra di chiudervi la muta. E poi cerchiamo di chiuderla in modo che non ci sfreghi sul collo. Siamo pronti. Se ci sono alcune grinze, non vi preoccupate, perché poi quando entriamo in acqua il primo consiglio è quello di far entrare un pochino di acqua appunto dentro. Vedrete che poi si adatterà al vostro corpo. Allora, come vi dicevo, l'acqua oggi è bella freschina. Di solito io utilizzo una cuffia a neoprene. Ve la consiglio magari se fate sedute lunghe in acqua libera con temperature fresche. Vi permette soprattutto di pararvi la testa, che insieme alle mani e ai piedi sono i punti che rimangono scoperti, e quindi lì potreste sentire freddo. Oggi però non la utilizzerò e vi farò vedere la simulazione di una gara di triathlon sprint in cui difficilmente si usa la cuffia a neoprene, almeno che non ci siano temperature proibitive. Ora, io mi lamento tantissimo che è freddo e c'è gente che si tuffa in mare tranquillamente senza muta, quindi non c'ho scuse. Nelle gare in acque libere ci sono principalmente due modi per partire. O si parte alla spiaggia e al posto via si corre, o in altre gare si parte direttamente dall'acqua. Oggi noi faremo il primo caso, in cui ci sarà una linea per terra, che ad esempio facciamo così. Al via partiremo, quindi ci sarà una prima parte di corsa, una prima parte di delfinate per poi puntare dritti la boa. Se noi facciamo una partenza veloce e ci togliamo dalla massa, dalla tonnara, saremo più agevolati e oltre ad andare più forte non prendiamo calci in bocca. Assurda, per cui ho rischiato, quindi se questo video non arriva a 800 like mi arrabbio. Sono entrato, non lo so, in una corrente fortissima e non riuscivo a uscire, come risucchiato da una mega onda. Rimanendo in tema correnti, vi consiglio prima della gara di studiare un po' la situazione, perché ad esempio supponiamo che la corrente tiri verso destra e la boa è diretta dritta a noi. Dobbiamo cercare di puntare leggermente a sinistra rispetto alla boa. Andiamo, diciamo, all'inizio un po' controcorrente, ma poi questa ci spingerà verso la boa. Un altro aspetto importante è quello delle boe. Infatti, nelle gare di triathlon dovremo seguire un percorso segnalato da alcune boe e tante volte queste boe non si vedono, sono distanti, e quindi dobbiamo alzare la testa.
e però dobbiamo cercare di non alzarci troppo e imbarcare acqua che ci rallenta, ma dobbiamo magari giusto al pelo degli occhi per vedere la boa. Allora, per spiegarvi un po' come prendere le boe, vi faccio un disegnino. Partiamo da qui. Supponiamo di avere una boa qui e poi può capitare che ci sia un'altra boa qui direzionale e un'altra boa qui direzionale. Questa è la partenza e questa è la zona uscita. Allora, se la corrente tira in qua, il consiglio è quello di partire qua, questa zona qui, e poi nuotare leggermente in diagonale così, in modo che la corrente poi ci riporti in velocità verso la boa. Poi qui saremo a favore di corrente e anche qui, per diciamo contrastare la corrente che tira in qua, dobbiamo diciamo puntare leggermente contro corrente in modo che poi usciamo dritti, altrimenti la corrente ci farà spanciare qua e l'allunghiamo tantissimo. Mi raccomando, cercate di prendere le boe il più interni possibili. Un problema è che alle boe ci sarà tantissima gente, perché tutta la gente poi si ritrova alla boa e infatti è uno dei punti in cui si prende più botti e calci, purtroppo. Un aspetto importantissimo è l'uscita dal nuoto, perché il nuoto non finisce quando finiamo di nuotare, ma il nuoto finisce dal momento in cui saliamo in bici, cioè quindi tutta la fase di uscita, di corsa con la muta, in cui dobbiamo iniziare a sganciarsi la muta, quindi togliere le braccia e tirarla fino al bacino, e poi solamente in zona cambio ce la dobbiamo togliere il più velocemente possibile. La sto tremando perché adesso è freddino, c'è anche vento e il sole è andato via. Comunque spero che questi consigli vi siano utili e che potrete applicarli nelle prossime gare, anche perché per voi ho rischiato l'ipotermia e essere risucchiato dalla corrente, quindi dovete per forza lasciare un like e iscrivervi al canale. Come sempre nei commenti scriveteci altri video che vorreste vedere, altri consigli, e se a voi piace nuotare in mare o se trovate difficoltà particolari risponderò più che volentieri nei commenti. Da Luca Borgianni e da Viareggio è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Sono pelle d'oro. Eyes in the sky, gazing far.